Buonasera a tutti, io ringrazio così tutti quanti, ringrazio voi e ringrazio anche Marina per questa, e tutti anche gli altri per questa bellissima manifestazione. Dunque, chi sono io? Qualche faccia amica la conosco, la vedo, per cui qualcuno sa chi sono, qualche d'un altro forse no. Mi chiamo Mirna Visentini, sono nata a Ferrara, da genitori veneti, sempre vissuta a Bologna, sono giovanissima, quanti anni ho? Aspetta, 48 e 96 mesi, così chi non sa fare i conti è anche meglio. E di che cosa mi occupo? Ho sempre studiato due cose fondamentalmente, alimentazione e comunicazione, perché avevo pensato che l'alimentazione potesse portare del bene sia a me che a tutti quelli che avrei visto, e comunicazioni per riuscire a trasferire alle persone quello che io sapevo. Detto questo, poi incalzata da Marina, mi ha chiesto, dice: "Guarda Mirna, non abbiamo mai parlato di programmazione neurolinguistica, per cui prima di parlare e entrare nel vivo della conversazione e di quello che riguarda l'alimentazione, vorrei parlare un pochettino di PNL. Che cos'è la PNL? Scusate, ma io dietro un tavolo mi sento sempre molto male. A me piace stare a contatto con la gente, mi piace vederla bene, ok? Allora, perché PNL? Perché PNL, che ha questo nomaccio, no? Programmazione neurolinguistica, sembra una cosa complicata, in realtà è una cosa semplicissima, perché è come dire, quando voi comprate un frullatore, no? Per riuscire a capire come funziona il frullatore, che cosa usate? Che cosa leggete? Le istruzioni, perfetto. Uguale, la PNL non è altro che il manuale di istruzione per usare al meglio il cervello. Spesso succede che noi diventiamo grandi, ci occupiamo di tantissime cose, però ecco, andare a capire come funziona esattamente il nostro cervello non ci viene raccontato. Sono poche le persone che cercano di capirlo. Ci insegnano che tutto sommato possiamo fare quei conti lì, quei calcoli lì e tante altre cose. In realtà col nostro cervello possiamo fare molto di più, questo lo sappiamo tutti, no? Tutti ci dicono che noi utilizziamo il 5 o il 10% del nostro cervello, però di fatto non sappiamo, perché nessuno nasce imparato, come fare a utilizzarlo al meglio. Oggi vi darò alcune pillole di programmazione neurolinguistica, cioè di questo manuale, di questa istruzione per utilizzare al meglio il cervello. Scusate, ma non si può parlare senza microfono? Ok, secondo me mi sentirebbero, vabbè, comunque. Allora, normalmente le persone quando parlano in questa maniera, tipo un bambino sta correndo, ok? E la mamma dice in buona fede: attento a non inciampare. Vi è mai capitato di sentirlo dire o di dirlo voi stessi? Oppure una persona sta trafficando con il coltello e lì subito ti viene a dire: attenta a non tagliarti. È vero? E la persona puntualmente si taglia, come il bambino puntualmente inciampa e tu gli dici: te l'avevo detto. Ecco, in buona fede, ma gli stiamo facendo un gran danno a queste persone. Vi spiego perché. Il cervello, che è meraviglioso, e perché dico che è meraviglioso? Perché pensate che cerca di esaudire tutti i vostri desideri, ma proprio si impegna al massimo. È anche vero che spesso noi durante la giornata abbiamo circa dai 60 ai 90.000 pensieri, per cui non è che il cervello può esaudire tutti questi pensieri, però sicuramente cerca di esaudire quelli su cui noi ci soffermiamo di più. Per esempio, ci sono persone che hanno paura di ammalarsi, o persone che hanno paura di prendere una multa, o persone che vorrebbero delle cose. Ecco, dove ci soffermiamo di più, il nostro cervello di solito capisce dove tu ti vuoi dirigere e ti aiuta.
è quella che viene chiamata un'azione cibernetica del cervello, cioè praticamente attira su di sé tutto quel, come una calamita, tutto quello che serve per poter soddisfare quello che tu pensi. Per cui attenzione a quello che pensiamo. Perché dico attenzione? Perché la parolina, l'avverbio non, il cervello non la codifica, proprio non la conosce. Vi faccio un esempio. Se io adesso vi dico non pensare a un gatto verde a pallini blu, voi non lo state pensando, o lo state pensando? Viene da pensare. Non pensate a un ponte, mi raccomando, non pensatelo. Non pensate a un campanile. È immediato, perché l'azione del non pensare a un qualcosa non esiste. È come se io vi dicessi, per riprendere il discorso di prima, attenta a non inciampare. Ognuno di voi nella vostra mente ha un'immagine, chi vedrà un bambino che inciampa, chi si vedrà inciampare a sua volta, chi vedrà un anziano inciampare. Ognuno di noi ha un'immagine dell'inciampo, giusto? Per cui quando la persona dice non inciampare, come fa a esistere la visualizzazione del non inciampare? Non esiste, perché una cosa importante da capire è che il nostro cervello funziona a immagini, ok? Di conseguenza non ci può essere l'immagine di un qualcosa che non c'è, possiamo solo costruire immagini di un qualcosa che vediamo, d'accordo? Per cui la cosa importante è capire che dobbiamo pensare solo a cose che noi vogliamo. Facciamo un esempio pratico. Se io voglio rimanere in salute e non voglio ammalarmi, se io penso continuamente non voglio ammalarmi, che cosa rimane in testa al cervello? Voglio ammalarmi, ma non perché è cattivo o non capisce niente, perché sicuramente ci sarà l'immagine, non so, di una persona che è allettata, o di uno che si fa male, o di uno che sta soffrendo, come dicevamo prima. Per cui la cosa molto importante, questa è la prima regola per il nostro cervello, è cercare tutti i giorni di parlare in positivo, ma non per girare come degli allocchi col sorriso sforzato sulla faccia, come se fossimo tutti dei dementi. Cioè proprio, ma ci deve essere questo continuo, costante sforzo e miglioramento di pensare a delle cose positive. Perché se noi capiamo che le cose positive, il nostro cervello ci aiuta a raggiungere queste cose, forse è meglio pensare in positivo che in negativo, o sbaglio? Per cui non dobbiamo pensare non voglio ammalarmi, ma voglio stare in salute. Sicuramente a tantissimi di voi già dire voglio stare in salute ha un'immagine diversa, no? Giusto? Se voglio guadagnare di più, non posso dire non voglio essere povera, perché immediatamente qualcuno di voi vi verrà in mente, non so, il tipo col fazzolettino legato, oppure persone indigenti, ma si dice voglio raggiungere questo obiettivo. Se è così discorrendo, d'accordo? Vi riesce abbastanza semplice fare questo? Sì. Sì, bene, ok. Questo è molto importante, per cui dobbiamo pensare positivo non perché chissà cosa succede, ma perché il nostro cervello ci accontenta per quello che pensiamo. Un'altra cosa importante che abbiamo imparato con questa programmazione neurolinguistica, innanzitutto chi ha dato avvio a questa disciplina, chiamiamola così? Pensate, circa 40 anni fa, un matematico e uno studioso di computer si erano messi insieme con un obiettivo incredibile, che era quello di replicare l'eccellenza umana. Facciamo un esempio che una persona sa suonare benissimo il violino, è bravissimo. Per imparare a suonare il violino come questa persona, oltre a studiare tanto, dobbiamo
affiancarci a delle persone così brave, giusto? Per anni. Bene, loro, questi due studiosi, si sono proprio messi in testa in maniera matematica di poter replicare quello che una persona capace di un qualcosa si diceva dentro, come pensava, per poterlo poi dare ad altre persone, in modo che il tutto fosse molto più veloce. Studiando questo modo, hanno capito, con l'andare del tempo, interrogando i più grandi pensatori, perché c'era quello che era bravissimo a suonare il violino, ma c'era quello bravissimo a ipnotizzare le persone, e c'era quella bravissima a parlare con le persone e cercare di costruire i matrimoni. Per cui, prendendo questa eccellenza, hanno capito che le persone appunto pensavano ad immagini, e di conseguenza, riuscendo a replicare queste immagini, a replicare quello che una persona si dice dentro, si riesce a fare nostra in maniera molto, ma molto più veloce quella disciplina, ok? Si è scoperto anche un'altra cosa, che il cervello non fa una gran differenza tra realtà e fantasia. Ognuno di noi la conosce la differenza tra una cosa inventata e una cosa che è successa veramente, perché ognuno di noi l'immagine dell'inventato o l'immagine del reale è in grado di, non so, mettere una cornice, insomma, abbiamo delle immagini particolari. Attenzione, io parlo di immagini, ma non è detto che tutti noi in questo momento riusciamo a capire che cosa vuol dire immagini. Lo so per certo, perché la prima volta che lessi del fatto che noi ragioniamo ad immagini, io non le vedevo le immagini. Però, siccome nessuno nasce imparato, come dicevo, a forza di leggere e studiare, ho capito e infatti vedevo le immagini. D'accordo? Per cui hanno scoperto che il cervello non capisce, non codifica, anche in questo caso, la differenza tra la realtà e la fantasia. Vi faccio un esempio. Ora, non voglio farlo troppo lungo perché ho voglia di parlare di alimentazione, però questo è importante da sapere. Se io in questo momento vi cominciassi a parlare di limoni e di come sono succosi i limoni e che bello che il limone è giallo e vedere il succo, se ne parlassi per almeno 3-4 minuti, vi posso garantire che già si comincia a le ghiandole salivare se c'è, appunto, come se noi vedessimo il limone. In realtà il limone non c'è. Per cui, perché cominciamo a secernere sostanze, saliva, se il limone non c'è? Perché le immagini per il cervello sono molto potenti. E visto che la realtà non sappiamo esattamente com'è, io penso che sia importante rappresentarcela al meglio. Siete d'accordo con me? Ok. Per cui, con questo, io è stato un piccolo preambolo, giusto perché è importante nella vita capire un po' come funzioniamo. Poi ci sono tanti libri su cui che vi potete rivolgere, che potete leggere, per andare un po' ad imparare come far funzionare meglio il nostro cervello. Perché una volta che impari, e sono delle cose abbastanza semplici, come funziona, avete sicuramente molto più chance per stare bene nella vita, d'accordo? Per stare bene nella vita non solo dobbiamo pensare positivo e casomai stare dritti per poter respirare meglio, e poi, visto che il sorriso fa tanto, no? È meglio sorridere, è importante anche mangiare bene, giusto? Mens sana in corpore sano. Bene, è proprio di questo che voglio parlare oggi. La conferenza si intitola Rughe, psoriasi e tutte queste cose, come risolverle al meglio. Dunque, normalmente quando le persone vengono da me, io sono una dietista, personalmente sono molto vegan e molto crudista,
E per cui spesso le persone vengono da me per cercare di mettere un po' a posto la loro alimentazione, per vari motivi: chi vuole dimagrire, chi vuole stare bene da alcune patologie perché ha sentito che forse con una buona alimentazione si sta meglio. E spesso le persone, dicevo, vengono da me e mi dicono: ma guardi, a me sembra di mangiare bene, però è anche vero che ho questo, 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 non so, tipo ho mal di testa, ho la psoriasi, un po' di artrite, mi si gonfia il pancino e tutto quanto. E gli dico sempre: guarda, non sei tu a decidere se mangi bene e non sono nemmeno io a decidere se mangi bene, ma di sicuro è il tuo corpo. E se il tuo corpo dice che tramite queste malattie, chiamiamole così, no? Queste espressioni, questi sintomi, ti dice che non sta bene, è sicuro che mangi male. Su questo siamo d'accordo. Scusate, voglio chiedervi una cosa. Rimbomba molto? Forse è meglio lì, no? Anche da me rimbomba molto. Provo a tenerlo qui così come va. Meglio? Ok. Sì, vorrei provare senza. Vediamo. Mi sentite se parlo così? Ok, perfetto. Anche perché mi sento molto a mio agio, perché sentirmi questo rimbombo nelle orecchie è terribile. Allora dicevo, non siamo noi a decidere mangio bene o mangio male, ma è sicuramente il nostro corpo. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa. 2500 anni fa, un grande che si chiama Ippocrate, il padre della medicina, ci ha detto che siamo macchina perfetta, autoguarente. Questa cosa è stata ripresa poi dai grandi e io ci ho creduto. 20 anni fa, dopo che avevo studiato come dietista, per cui sapevo tantissime cose, no? Sapevo tutte le calorie, sapevo come funzionava, ma in realtà ho visto che è vero, potevo determinare delle diete ipocaloriche o quant'altro, però a parte che già il dimagrimento funzionava a breve termine e già a lungo termine non funzionava neanche, perché le persone non possono stare lì a contare le calorie, anche perché c'è chi fa la sarta, c'è chi fa l'ingegnere, per cui diventa una cosa improba. Il discorso è che tutte le persone che avevano delle patologie gli rimanevano tale quali. Allora ho detto, forse c'è qualcosa di sbagliato. Fra l'altro, io stessa avevo contratto fin dalla tenera età di 2 anni una forma anche un po' cattivella di artrite reumatoide. E per cui già verso i 25-30 anni questa forma di artrite si era, tra virgolette, evoluta e stavo veramente male, avevo male da tutte le parti. Bastava anche un minimo cambiamento di tempo che mi metteva in ginocchio praticamente. Non solo artrite reumatoide, ma addirittura artrosi alle spalle. Questo quasi fino verso i 40 anni. A quel punto ho cominciato a studiare perché pensavo, speravo ci fosse una scappatoia a tutto questo. Non ne ero sicura. Avevo proprio, volevo crederci, ma non sapevo neanche da che parte prendere. Ho cominciato a studiare di tutto di più. E purtroppo, non dico purtroppo, avevo miliardi di informazioni in testa, ma miliardi. È un po' quello che sentite tutti i giorni voi, tra la televisione, tra anche riviste specializzate. E quello fa bene per questo, ma fa male per quell'altro. Ma le noci fanno bene, sì, però se ne mangi troppe poi ingrassi. E il mirtillo fa bene, sì, ma non deve essere, attento che non deve essere, deve essere appena raccolto. E poi casomai il radicchio fa bene, sì, però se hai mal di fegato non lo devi mangiare. Però se prendi quelle, per miliardi di informazioni. E avevo tanta confusione in testa, più o meno quello che hanno le persone, perché mi rendo conto dalle domande che mi fanno che c'è tanta confusione e tanta voglia di capire. Ma a un certo punto, e questo lo dico sempre, tutte queste informazioni, questa è la mia mamma, tutte queste informazioni, come dire, a un certo punto il mio cervello, pieno di questa informazione, ha fatto stock. Cioè, improvvisamente io avevo capito. Beh, ed era una cosa semplicissima, era sotto gli occhi di tutti. Ce l'abbiamo tutti i giorni. Eppure facciamo fatica a capire perché ci annebbiano la vista, con il cervello, con tutte queste informazioni. Per
Non che l'informazione non vada bene, ma sono le informazioni contraddittorie che ci rendono perplessi. Se voi ci pensate un attimo, no? Se voi adesso mi passasse davanti qua una mucca e mi dice: Mirna, che cosa devo mangiare? Guarda, mucca, è facile, ti mangi dell'erba e siamo a posto. E la mucca andrebbe via, grazie, siamo a posto. Se passasse un leone, no? Direi, e lui mi chiedesse che cosa devo mangiare, io gli chiederei: scusa leone, tu corri? E lui dice: certo, faccio 100 km orari. Bravo, anche perché il tuo cibo scappa, per cui tu devi correre. E dopo hai dei coltelli? Perché se prendi una preda la devi tagliare. Dice: guarda Mirna che coltelli che ho. E poi devi strappare la carne cruda. Guarda Mirna che coltelli. Bene, bravo, mangia carne cruda, siamo a posto. Se mi passa un pipistrello, no? Lo guardi, dico: sai volare? Sì. Ci vedi bene di notte? Dice: certo, c'ho il radar. Secondo me tu devi mangiare quelle 20-30.000 zanzare per notte. Giusto? Perfetto. Mi passa l'umano, sarebbe semplicissimo. Ci metterei 2 secondi, come ho fatto per tutti gli altri animali, a dirgli che cosa dovrebbe mangiare. E invece no. Bisogna fare simposi, conferenze, leggere centinaia di libri, di tutto e di più. Ma io dico, ragazzi, cioè, guardiamoci un attimo, facciamo finta di essere in una foresta, no? Allora, gli infrarossi non ce li abbiamo, il radar non ce l'abbiamo, i 100 km orari non li abbiamo, coltelli non ne abbiamo, la natura è perfetta, la natura ha creato ogni animale perché potesse, senza i supermercati, sopravvivere. Anche perché in Italia ce li abbiamo dal 57, per cui prima dovevamo fare in una qualche maniera. Per cui la natura ha dotato l'uomo, oltre che di intelligenza, ma come tutti gli altri animali, attenzione, perché noi diciamo: ah, questo è intelligente, questo non è meno o più intelligente. Io penso che quando il leone ci guarda, penso che siamo dei mentecatti. Io penso che quando il pesce ci guarda e ci guarda nuotare, dice: poverino, cioè non sa far niente, no? Al di là di quello, la natura ci ha dato le mani. E sinceramente, se voi ci pensate, è molto semplice, in una foresta, che cosa fate con le mani? Strozzate conigli? È dura, dovete anche prenderlo. Poi se vi guarda il coniglietto, saranno pochi di voi che riuscirebbero a strozzarlo, ve lo posso garantire. Ok? Io penso che con queste mani la cosa fondamentale è capire che noi che cosa possiamo fare. Mangiare frutta, ragazzi, raccogliere frutta, verdura, radici, noci, nocciole. Per cui sarebbe molto semplice. Ragazzi, guardate, la conferenza è finita. Andate in pace, mangiate frutta e verdura e siamo a posto, e qualche noce. Ma non è così, perché abbiamo delle paure. Stiamo sempre lì a pensare: ma è impossibile, ma com'è possibile che siamo abituati in un'altra maniera? Allora, andiamo a vedere che cosa c'è nella frutta che ci può far bene. Allora, innanzitutto, nella frutta c'è dell'acqua meravigliosa. Su questo siamo d'accordo, vero? Biologica. Ed è proprio l'acqua che l'organismo ama distillare, soprattutto frutta e verdura. Poi ci sono dei grassi. Uno dice: dove sono i grassi nella frutta e nella verdura? Ma parliamo dell'avocado, parliamo delle noci, parliamo delle olive, dell'olio, ok? Li troviamo i grassi. Abbiamo degli zuccheri e tutti dicono: nella frutta ti fa venire il diabete la frutta, certo. Peccato che la frutta, pensate che, sapete quanti grammi di zucchero ha per etto, sempre di parte edibile? Dai 5 ai 10 grammi. Ora un etto di pasta ne ha 90 grammi di zuccheri. Poi gli zuccheri della frutta sono quelli che servono alla razza umana. Gli zuccheri che sono dentro la pasta e sono 90 grammi non sono propriamente adatti alla razza umana. Poi, casomai, eventualmente spiegheremo perché. Ci sono anche tante vitamine e minerali. Ovviamente, se, come tutti gli altri animali, mangiamo queste cose a crudo. Perché il cotto, purtroppo, non so se avete mai messo una mano su del fuoco, ma brucia e distrugge. Lo sapete tutti. Per cui, come tutti gli altri animali, se, vi faccio un esempio anche qui, se noi prendessimo un leoncino da piccolo, no? E gli dessimo dei gran polli cotti da mangiare, secondo voi diventerebbe grande? No. Perché è vero che lo mangerebbe perché ha fame, ma col tempo gli verrebbero a mancare quei nutrimenti che servono a lui.
come se noi cuocessimo tutte le foglie dell'albero di acacia per l'elefante. Oddio, le mangerebbe poi queste foglie, ma col tempo l'elefantino non starebbe bene. Forse non diventerebbe neanche grande. E allora io mi chiedo perché noi umani continuiamo a mangiare tutto questo cotto. Io non vi voglio far diventare tutti dei fruttariani, magari perché poi il maggiore chiude. È anche vero che dobbiamo... Grazie. Però vi devo convincere adesso, pensate, io vi devo convincere a mangiare più frutta, ok? E allora, alcuni di voi lo stanno già facendo, io lo so. È anche vero che c'è qualcuno che dice, no, la frutta mi gonfia. No, la frutta ingrassa e la frutta mi gonfia. Effettivamente è vero. Cioè la frutta gonfia e la frutta ingrassa, se sbagli a mangiarla. Vediamo un po'. Allora, facciamo finta che questo qui potete considerarla una mela o un pezzo di pane o quello che vi pare. Questo qui non, cioè, dovrebbe dar da mangiare alle mie cellule, giusto? E deve andare nel sangue. Così intera, anche se fosse un pezzo di pane, riesce ad andare nelle mie vene? No, per cui il mio apparato digestivo deve sciogliere. Qualsiasi cosa che voi mangiate, il vostro apparato digestivo lo deve rendere simile all'acqua, come consistenza, perché poi verrà assorbito dai succhi, dai villi intestinali e poi verrà trasportato nel sangue, il sangue gira giustamente, pompato dal cuore e va a dar da mangiare alle vostre 100 trilioni di cellule. Per cui, quando io mangio qualcosa, il cibo sta ore e ore nello stomaco, ore e ore nell'intestino, per cui, a parte la frutta, dopo 4-10 ore, il cibo finalmente, 4-10 ore come minimo, viene sciolto e viene assorbito. Okay? Ecco, la frutta fa tutto un altro giro, non fa tutto questo giro, perché è composta di... al 90%, alcuni frutti come l'anguria, al 95% di acqua, vitamine e zuccheri, semplici. Per cui quando mangiate la frutta, lei va direttamente nell'intestino e lì in 30 minuti viene sciolta e assorbita. Per cui è un carburante meraviglioso, perché in pochissimi minuti voi avete energia e carburante dentro di voi, mentre con gli altri alimenti spendete energia per scioglierli e servono tante ore affinché vadano in circolo. Però come abbiamo detto, allora la frutta viene digerita qui, però lei va qui se lo stomaco è vuoto. Perché se io mangio qualcosina, ma se mangio qualcosina poi mangio un po' di frutta, o faccio un pasto e poi mangio la frutta non scende fino qua, si ferma qui. Che cosa può fare della frutta ferma qui? Tante ore, 4, 5, 10 ore, che cosa fa? Fermenta, che è un termine carino, ma in realtà marcisce, okay? Puzza, okay? Gonfia, per cui quando una cosa fermenta emana dei gas e quei gas gonfiano, e uno dice la frutta mi ha gonfiato. No, non vi ha gonfiato la frutta, ma avete sbagliato a mangiarla. Ora, uno dice, va bene, ho capito, la frutta la devo mangiare a stomaco vuoto. Benissimo, adesso dobbiamo decidere quando è che voi avete lo stomaco vuoto. Questo è il dilemma, perché siccome non siamo nella foresta e non è che tutto il giorno mangiamo solo frutta e verdura, che è di digestione facilissima, spesso mangiamo cose diverse dalla frutta e dalla verdura. Forse qualcuno di voi, e spero di no, mangio ancora qualche derivato animale, non sto neanche a pensare che mangiate i miei amici, non ci penso neanche, però qualche derivato animale. Allora, per il nostro stomaco, per sciogliere quelli che sono i derivati animali, sto parlando di uova e formaggi, senza entrare nel merito di quanto facciano male o malissimo, perché bene non lo fanno, e al limite ne parliamo un'altra volta, però per riuscire a sciogliere delle uova del formaggio servono tantissime ore. Fra l'altro, pensate che per sciogliere della roba del genere serve proprio dell'acido, per cui il nostro stomaco produce dell'acido.
ma un acido che se ve lo mette in mano vi fa il buco dall'altra parte, ok? Tant'è vero che le cellule che producono questo acido, che è acido cloridrico, che producono questo acido, dicevo che è acido cloridrico, le cellule si dividono il compito per buttare poi due sostanze diverse che combinate daranno acido cloridrico, perché altrimenti se una cellula unica lo producesse verrebbe autoingerito. Bene, per cui succo gastrico molto acido per sciogliere i derivati animali, invece quando mangiamo pane, pasta, cracker, risini, pizza, piatto, patate, il nostro stomaco usa un succo gastrico molto meno aggressivo, addirittura è il contrario di acido, basico. Quando uno mangia, non so, la pizza con la mozzarella e gratta un po' di formaggio sulla pasta e casomai mangia un po' di uova col pane o cose del genere, purtroppo questi due sistemi digestivi si incontrano, acido e basico, e si annullano. Ma che cosa succede? Guardate che la reazione è immediata, perché uno se ne accorge subito. Questi due succhi praticamente si annullano e il cibo vi rimane nella panza. E considerando che ci sono 38 gradi, qui è caldo, il cibo, come dicevamo prima, fermenta, puzza. Nel senso che se fatto di pane e pasta c'è solo la fermentazione, poi solo la fermentazione dei cereali è sempre alcolica, per cui non è che il fegato stia bene. D'altra parte, se abbiamo mangiato derivati animali, la digestione è in fase putrefattiva, che fa ancora più schifo se vogliamo. Ma di fatto uno se ne accorge subito se sbaglia a mangiare, perché immediatamente, appena finito di mangiare, la gente gli viene un gran sonno, no? L'unica cosa che riesce a fare è andare sul divano. Ma non è strano che siamo l'unica macchina che appena ha fatto benzina, cioè invece di partire alla grande, si piomba, va in garage. Cioè c'è qualcosa che non va. Perché tutta l'energia, noi abbiamo un'energia che va o nel cervello o nelle gambe o nella fase digestiva, viene tolta da tutto l'organismo e viene portata nello stomaco al fine di riuscire a sciogliere questa roba. Ma se io dico, se questa roba sta lì in fase putrefattiva e fermentativa e puzza, certo che puzza, e voi vi stancate e avete sonno, io vi domando, ma che cosa vi va nello stomaco? Scusate, nel sangue. Che cosa viene assorbito? Poco. Poi qualcosa andrà in toilette, spesso quello che non viene utilizzato e trasformato in energia, l'organismo non sa cosa farne, te lo deposita addosso. Ma sono sostanze tossiche. Quei 10 kg in più che abbiamo, quei 20 kg in più che abbiamo, sono sostanze tossiche. È come avere un Chernobyl lì pronto a esplodere. Un'altra cosa, ma secondo voi le vostre cellule che hanno fame di roba buona, le vostre cellule, ne ho parlato l'anno scorso, siamo una macchina che va elettrica, abbiamo bisogno di vitamine, di minerali, ma secondo voi sono contenti? Sono contente? No. Per cui manda dei segnali. Allora, innanzitutto guardiamo un po' la soluzione per cercare di avviare una buona digestione, perché non siamo qui solo a terrorizzare la gente, ma dobbiamo dare anche le soluzioni. Allora, la cosa più importante in assoluto, e qui per favore ascoltatemi, perché è una indicazione che prendete sempre sotto gamba. Lo so, perché ormai sono anni che le persone tornano da me e candidamente mi dicono: guarda Mirna, ho fatto tutto bene, a parte ho masticato veloce. E io lì divento blu, giuro, divento blu, perché perdo tantissimo tempo a cercare di spiegarlo alle persone. Tutte le volte che voi mangiate veloce, il cibo marcisce sempre dentro di voi. E questo non solo vi porterà a non avere energia, a stare male, e ad ingrassare, ma io non so, non siamo fatti d'acciaio temperato dentro, siamo fatti di carne, e avere sempre della roba che sta lì in fase putrefattiva e fermentativa
non può portare delle belle cose, siete d'accordo? Per cui la masticazione è la cosa più importante che vi potete fare, il regalo più importante che vi potete fare per cominciare ad assumere sostanze nutritive. Ok? È chiaro il concetto, vero? Per cui masticare, uno dice, ma quanto devo masticare? Ma non lo so. Cioè intendo che se è mezza banana ci metterai 5 minuti, ma se è un piatto di pasta ci puoi anche mettere mezz'ora, 40 minuti. Perché masticare a lungo non vuol dire solo ridurre in piccoli pezzi, ma insalivare bene il cibo. Perché molte persone dicono, vabbè, senti, sai cosa faccio? Lo metto nel frullatore e siamo a posto. Ho detto, va bene, puoi anche metterlo nel frullatore, a patto che ci sputi dentro. Ti serve la saliva. È la saliva che determina la digestione, soprattutto dei carboidrati, perché la digestione dei carboidrati va da qua a qua. Dopodiché i carboidrati entrano nello stomaco e lì c'è dell'acido cloridrico ed è pesante questo, ragazzi. La digestione quasi dei carboidrati si ferma, per cui o la fate prima o quel cibo starà lì a marcire. Ok? Bene, spero di essere stata abbastanza chiara. Seconda cosa importante. Durante i pasti bisogna bere poco. Anche lì c'è chi dice bere tanto, bere poco. Io, come dire, vi racconto un po' quello che succede. Arrivano, quando voi mangiate, arrivano fuori i succhi gastrici. Secondo voi funzionano meglio se sono diluiti o non diluiti? Se rimangono concentrati, giusto? Per cui durante i pasti meno bevete meglio è. Per cui poco prima, durante, nelle 2 ore successive si deve bere pochissimo, al massimo un bicchiere di acqua. Tutti i liquidi troppo freddi, troppo bollenti o gasati ammazzano i succhi gastrici e di nuovo torniamo a una cattivissima e finta digestione. Terza cosa, questo non vale né per i crudisti né per i vegani, ma per chi ancora ogni tanto mangia dei derivati animali, sappiate che le due digestioni, carboidrati e derivati animali, non vanno bene insieme. Per cui se ancora ogni tanto vi mangiate qualche uovo, mangiatelo con delle verdure, ma non toccate il pane. Uguale se ogni tanto vi scappa qualche formaggio, spero ovviamente formaggio che abbia un caglio vegetale o cose del genere, di mangiarlo con tantissima verdura cruda, ok? Bene, prego. Allora, spesso le persone che fanno delle chiacchierate, no? O delle conferenze, cercano di dare il meglio, no? Per portare le persone a un discorso di salute, per stare bene. È anche vero che, come dicevo prima, non è facile visualizzare certe cose. Allora io adesso vi chiedo un favore. Mi dovete chiudere gli occhi per 15 secondi. Dal momento che vi dirò io, voi li chiudete per 15 secondi. E per 15 secondi, fatelo tutti per favore, provate a immaginare una vostra cellula. Ci siamo? Al mio 3. Per 15 secondi, 1, 2, 3, chiudete tutti gli occhi. Cercate di immaginare una cellula, ognuno di voi dovrà immaginare come se l'ha attorniata da qualcosa, tonda, quadrata. Però per aiutarvi, potete aprire gli occhi, io ho fatto una cellula in carne ed ossa. Ecco la cellula Bea, che è qui per noi. Grazie Beatrice. Allora, facciamo così, questa è una cellula. Vi volevo dire una cosa. Allora, abbiamo detto che noi abbiamo circa 100 trilioni di cellule e le vostre cellule non è che possono andare al bar o al ristorante se voi mangiate in una maniera diversa da quello che loro vogliono, giusto? Cioè, le vostre cellule, poverine, sono ingabbiate, sono ferme, sono come se fossero in galera, in prigione.
e dipendono dalle vostre voglie e dalla vostra mentalità e dalle vostre credenze per stare bene. Normalmente la cellula gli piace mangiare della frutta. Adesso non ce la facciamo. Vediamo un po'. Sì, è contenta. È contenta. Sì, la vedo molto contenta. Per cui, sì, sempre mangiata lentamente. Per ritornare al discorso di prima, Marina, mi fai un favore, mi tieni questo, se no lo posso appoggiare. Quando si porta, per il mangiare adagio, dicevo, no? Quando si porta da mangiare le nostre cellule, bisognerebbe un po' pensare che sia tipo un tempio, no? Portiamo da mangiare lentamente, ok? Aspetta che vado di qua, così lei è contenta, prende la sua frutta, un po' come se fosse un tempio, no? Con un po' di riverenza, ok? Ok. Mentre spesso invece di portare il cibo alle nostre cellule come se fosse un tempio, con un po' di calma, un po' di riverenza, noi facciamo così. Questo è quello che facciamo quando mangiamo veloci. Beatrice, sei riuscita a mangiare? No, la vedo un po' arrabbiata, infatti. Ok, però fra l'altro, dicevo, è costretta a stare lì a cercare di prendere un po' quello che gli capita. E purtroppo non sempre gli diamo della roba buona, come dicevo. Spesso gli diamo del cibo con dei conservanti, con degli additivi. Oppure cibo morto e cotto, che non gli piace. O cibo completamente inadatto. Non sei contenta, Bea? Io vi faccio una domanda. Pensate di essere la vostra cellula, no? L'imprigionata 100 trilioni di bambine che tutti i giorni chiamano acqua e vitamine buone, ok? Se un mese, una settimana, un anno, degli anni, se cominciate a non ricevere più cibo, provate a pensarci in prima persona, che cosa fareste? Avete visto cosa fanno le cellule? Quando non ricevono il cibo adatto, si arrabbiano, sono tristi. E allora a quel punto, Bea, mi fai sentire che cosa fa la cellula? Ok, sapete che cos'è questo? Sono le malattie. Questo è un campanello d'allarme. Quando le cellule non mangiano quello di cui hanno bisogno, non vengono nutrite, mandano dei segnali, perché non hanno nessuna voglia di morire, vogliono vivere, e l'unica maniera che hanno per vivere e per dirvi che state sbagliando è mandarvi del dolore. È anche vero che spesso il dolore non viene interpretato come un modo intelligente delle vostre cellule di dirvi non ne posso più. E allora che cosa si fa di solito? Beh, insomma, sta zitta, hai visto, ci ho preso. L'ho guarita! Non sei guarita? No. Allora, secondo voi, se le vostre cellule si mettono a gridare che stanno male, mettendo delle altre sostanze tossiche, chiamate farmaci, per un po' staranno anche buone, però dopo che si riprendono, ricominciano. E allora c'è solo un modo per farle stare zitte, esclusivamente uno. Lo sapevo. Fate un applauso alla Beatrice, dai! Allora, quello che sto dicendo, bravissima Beatrice, quello che sto dicendo non è la frutta o la verdura che vi porterà a stare in perfetta salute,
non è il digiuno, quest'arma meravigliosa che abbiamo per detossificarci velocemente, ma siete voi, quello che è dentro di voi è il vostro sistema immunitario. È come se voi aveste dentro 100 operai. Questi 100 operai e voi siete un palazzo meraviglioso e tutti i giorni questi 100 operai devono stare lì per mettere a posto, per ristrutturarlo. Ma se invece di usare il tempo per mettere a posto le vostre cellule, mettere a posto il vostro palazzo, devono andare tutto il giorno a cercare di smaltire queste sostanze tossiche nel vostro organismo, poi non hanno il tempo di aggiustare tutto. E ripeto, mandano dei segnali. Mi raccomando, le malattie non sono una cosa, una sfortuna che è arrivata. Non prendetelo come un segnale, è veramente un modo intelligentissimo dell'organismo di dire per favore cambia, per favore torna indietro, per favore dammi della roba consona, ok? Pensate che le vostre cellule ricevono ogni giorno 10.000 attacchi, 10.000, è come se io adesso alla Bea gli dessi 10.000 sberle, ogni giorno, secondo me si arrabbia, è anche altina, eh? Allora, io vi ho dato un po' di soluzioni. Perché parlo di rughe? Perché parlo di psoriasi? Perché parlo di tantissime malattie? Perché, ripeto, e ve lo dirò all'infinito, mettendo il vostro corpo in grado di autoguarirsi col cibo adatto, il corpo lavora e lo fa per voi.